Entro la fine del 2019 la linea rossa della metropolitana di Milano arriverà fino al confine con Monza. I lavori per questi 1.800 metri aggiuntivi di M1, iniziati nel 2011 ma interrotti dal 2015 per il fallimento dell'impresa che si era aggiudicata l'appalto, sono infatti ricominciati il 29 maggio con la seconda classificata e prevedono, come da progetto originario, la costruzione di due stazioni, Sesto Restellone e Cinisello Monza Bettola. Ma per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l'obiettivo resta quello di prolungare fino al capoluogo della Brianza anche la M5. Io sono straconvinto che troveremo fondi e collaborazione del governo se soprattutto riusciremo a mantenere le promesse che facciamo in termini di tempi, per questo, di tempi e di rispetto dei budget. Per questo sottolineo la necessità di lavorare bene. Facciamo bene quest'opera che sarà di buon auspicio per tutto il resto che vogliamo fare. È importantissimo non sbagliare su questo, sono certo che non sbaglieremo, però ormai è tracciata. Credo che per il prossimo decennio lo sviluppo della mobilità urbana di questa grande area milanese saranno all'insegna di metropolitana. In attesa che arrivino anche i fondi per allungare la M5, Milano si accontenta del prolungamento della M1 che costerà 140 milioni di euro. Un finanziamento di 23 milioni di euro, approvato dal CIPE lo scorso 1° dicembre all'interno del patto per la Lombardia, servirà a rimediare all'innalzamento della falda acquifera. È prevista infine la costruzione di un parcheggio di interscambio da 2.500 posti che sarà collegato all'autostrada A4, alla tangenziale nord e alla superstrada Valassina.